Allora, abbiamo detto, ripassando, che diciamo, la conseguenza naturale dei postulati della relatività ristretta di Einstein è il fatto che vadano rivisti i concetti di spazio e di tempo. Secondo me, anche se il nostro libro non lo fa, il concetto fondamentale per capire proprio questa necessità di revisione è il concetto di simultaneità fra due eventi. Allora io vi chiedo, che cosa vuol dire che due eventi sono simultanei? Avvengono nello stesso momento. Quindi, se vogliamo vedere una definizione, possiamo dire così: due eventi A e B sono simultanei per un osservatore se avvengono nello stesso istante. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che l'istante di tempo, la coordinata temporale dell'evento A e dell'evento B sono coincidenti e quindi non c'è un intervallo di tempo, non c'è un delta T diverso da zero fra uno e l'altro, quindi il delta T è uguale a zero. Okay? Il concetto di simultaneità che noi usiamo spesso è alla base delle misurazioni del tempo. E per farlo, questo libro faceva questa domanda: che cosa vuol dire misurare, come si fa a misurare la durata della corsa di un atleta? Allora, se ci pensate, misurare la durata di una corsa di un atleta vuol dire che simultaneamente alla partenza dell'atleta noi facciamo scattare un orologio o leggiamo il quadrante di un orologio. E quando l'atleta arriva alla fine della sua corsa, simultaneamente con il passaggio della linea d'arrivo, noi andiamo a registrare il tempo che lui ha effettuato. Quindi, come vedete, per misurare un intervallo di tempo fra partenza e arrivo, noi usiamo due volte il concetto di simultaneità. Per questo, se la simultaneità va in crisi nella relatività, andrà in crisi anche il concetto di misurazione di tempo e verranno fuori tutte le conseguenze strane che già conoscete riguardanti la relatività. E a dire il vero, però, di simultaneità bisognerebbe parlare in due accezioni diverse. Si potrebbe parlare di una simultaneità locale o di una simultaneità a distanza. Allora, simultaneità locale cosa vuol dire? Vuol dire due eventi che avvengono nello stesso istante, ma anche nella stessa posizione. Quindi, non so se mi state guardando, le mie due dita in questo momento, nello stesso istante, occupano la stessa posizione. Questo vuol dire che simultaneamente si sono toccate, lo hanno fatto nello stesso luogo. Questa è una simultaneità locale. Invece, la simultaneità a distanza è quando, nello stesso istante, due cose accadono in posizioni diverse. Quindi, ad esempio, io faccio schioccare le dita in due posizioni diverse nello stesso istante. Ok? Quindi simultaneità locale. Non c'è differenza di tempo, il tempo è lo stesso e anche la coordinata spaziale è la stessa. Simultaneità a distanza vuol dire che nello stesso istante due eventi avvengono in luoghi diversi. Ora, la simultaneità locale non dà nessun problema. E come vedremo, rimane conservata anche nelle trasformazioni della relatività, mentre il problema è la simultaneità a distanza. Ma senza andare in relatività, la mia domanda è questa: se stasera guardate il cielo e eccezionalmente vedete due stelle che esplodono nello stesso momento, sono esplose insieme oppure no? No, dicevo che a meno che non siano alla stessa distanza, non sono esplose insieme perché Quella c'è più la vicina differenza è di è esplosa più recentemente. recentemente e l'altra è esplosa tanto tempo prima, ma la loro luce arriva insieme, quindi a me apparentemente arrivano insieme, quindi nel mio sistema mi sembrano contemporanee, mi sembrano simultanei. Però è evidente che a questo punto dire se veramente sono esplose insieme richiede che alla simultaneità diamo una definizione più operativa, cioè che possiamo dire in maniera più scientifica quando è che due cose sono veramente avvenute insieme. Sapreste
inventarvi una procedura per poter decidere chi può decidere se le due stelle sono esplose insieme oppure no. Un osservatore che si trovi a metà strada fra le due stelle, lui può decidere se questi eventi sono simultanei, per lui si intende, nel senso che la luce che è partita dalle due stelle, se a lui arriva insieme, vuol dire che le due stelle veramente sono esplose insieme. Quindi quello che sembrava una percezione spontanea, due cose sono simultanee, e a questo punto ha bisogno di essere definita in maniera operativa. Per cui il problema nasce tutto dal fatto che la velocità della luce C è finita. Se la velocità della luce fosse infinita, non avremmo il problema della simultaneità, tutto ci arriverebbe istantaneamente, ma il problema è che C è finita e quindi bisogna dare una definizione operativa di simultaneità. Possiamo proprio dire così, che due eventi, E1 ed E2, che avvengono in due punti diversi, P1 e P2, noi diremo che sono simultanei se i segnali luminosi da essi prodotti giungono nello stesso istante in un punto che si trova a metà strada fra P1 e P2. Quindi se guardate la figura, i due eventi, accensione della lampadina in P1, accensione della lampadina in P2, potremmo dire che sono simultanei se la luce che arriva da P1 e la luce che arriva da P2 giungono contemporaneamente a un osservatore che si trovi a metà strada fra P1 e P2. Questo può decidere se le due stelle sono esplose insieme oppure no. Ok? Einstein, dopo aver detto questo, si attiene a questo, e per parlare di simultaneità c'è un suo famosissimo esperimento pensato che riguarda i treni. Allora, questa è, secondo me, geniale, e riguarda proprio il discorso della simultaneità. Allora, c'è un treno che si sta muovendo, riuscite a vedere bene? Si sta muovendo verso sinistra. E ci sono due osservatori, uno che si chiama O2, al centro della carrozza del treno, e un altro osservatore, O1, che si trova a terra. E in questo momento O2 e O1 stanno passandosi esattamente uno di fronte all'altro. Detto in altri termini, i loro assi XY coincidono in quell'istante lì. Che cosa capita? Capita che nel momento in cui passa il treno, sui binari scoppiano due petardi. Non necessariamente il treno li ha fatti scoppiare, scoppiano due petardi perché qualcuno ce li ha messi. E questi due petardi, scoppiando, lasciano delle bruciature sul binario e sulla carrozza. Le bruciature sono fondamentali perché serviranno ai due osservatori per stabilire se loro sono a metà strada oppure no, da dove sono avvenuti gli eventi. Che cosa succede dal punto di vista dell'osservatore O1? Che la luce proveniente dal petardo in posizione B1 e la luce proveniente dal petardo in posizione A1 per lui arrivano insieme. Quindi lui deduce che questi due eventi, lo scoppio dei due petardi, è simultaneo. Non è detto che lui dica che sono simultanei solo perché li ha visti insieme, ma ha fatto anche le verifiche che lui si trovava esattamente a metà strada dalle bruciature, quindi soddisfa la definizione operativa di simultaneità. Per lui questi due eventi sono simultanei. Ok? Cosa succede per l'osservatore che invece si muove? Allora, per l'osservatore O2, questa è la rappresentazione di quello che vi ho detto, quindi i segnali luminosi provenienti dai due petardi che sono scoppiati raggiungono l'osservatore fermo, però intanto l'osservatore O2 si è spostato mentre la luce camminava. Ovviamente per fare questi ragionamenti le velocità del treno devono essere elevatissime, comparabili alla velocità della luce. Ma dal punto di vista dell'osservatore in movimento, che cosa capita? Capita che la luce che è partita dal petardo in posizione A si sta propagando. La luce partita dal petardo in posizione B si sta propagando. Ma nel frattempo il treno si sposta.
Quindi la luce che è partita da A colpisce l'osservatore sul treno prima di quella che arriva dal petardo B, semplicemente perché la luce che è partita da A, cioè diciamo dalla testa del treno, diciamo si muove a velocità C, perché per tutti gli osservatori la velocità della luce è sempre C. Però siccome il treno sta andando incontro alla luce, la luce deve percorrere meno strada prima di arrivare all'osservatore. E quindi che cosa capita? Che l'osservatore sul treno vede prima scoppiare il petardo in A e poi scoppiare il petardo in B. Ma può concludere che sono non simultanei? No, deve andare a fare una conferma. Lui era a metà strada fra i luoghi delle esplosioni? Sì, perché lui va a vedere le bruciature sul treno e vede che lui si trova a metà strada. E quindi conclude, i due eventi non sono simultanei. Allora, che cosa viene fuori dunque da un ragionamento di questo tipo? Viene fuori che due fenomeni che sono simultanei per un osservatore non lo sono per l'altro, e tutti e due hanno applicato correttamente la definizione operativa di simultaneità e le leggi di Einstein sulla velocità della luce uguale in tutti i sistemi di riferimento. E allora a questo punto, se il giudizio di simultaneità è relativo, allora tutte le misurazioni di tempo che si basano due volte sul concetto di simultaneità dovrebbero essere riviste. E allora, applicando tutto quello che abbiamo detto in maniera coerente, si arriva a stabilire che due eventi che avvengono in luoghi diversi possono essere simultanei per un osservatore e non per un altro. Prima vi dicevo che invece la simultaneità locale non è un problema. Pensateci un attimo, supponete di avere un sistema di riferimento XY e un'origine O, e che nello stesso luogo di colpo si accendono due luci, blu e rossa. Se da quelle parti passa un altro osservatore O primo che si muove con velocità V, vedrà anche lui simultanei questi due eventi? Beh, se ci pensate, la luce che parte dal evento rosso lo raggiungerà in un certo tempo, anche se lui sta scappando, ma anche la luce che parte dall'evento blu lo raggiungerà nello stesso tempo, perché la strada da fare è la stessa. Quindi se i due eventi erano simultanei per un osservatore, lo sono anche per l'altro quando la simultaneità è locale. Quindi la simultaneità locale, cioè che avviene nello stesso punto, non è un problema né per un osservatore fermo né per un osservatore in moto. Il problema è la simultaneità a distanza. E allora vorrei lasciarvi soltanto con un ultimo ragionamento. Ma allora come si fanno a misurare gli intervalli di tempo? Nel senso che se io anche penso di essere l'osservatore che misura la durata della corsa di atletica e dico, vabbè, io sono fermo qua, guardo l'atleta che parte davanti a me nella posizione zero, faccio partire il cronometro simultaneamente e poi quando lui arriva alla fine posso fermare io il cronometro? No, perché nel momento in cui lui è laggiù io non lo vedo ancora, perché la luce deve metterci un certo tempo per arrivare a me, e l'orologio che eventualmente fosse nella posizione d'arrivo io lo vedo con un certo ritardo. Diventa un problema anche misurare i tempi. E allora che cosa si può fare? Si può sparpagliare lo spazio, cioè il mio sistema di riferimento, di orologi tutti sincronizzati. E a questo punto guardate che visione viene fuori. Questo è tratto da un libro di relatività. Praticamente quello che io devo pensare è il mio spazio, il mio sistema di riferimento, come tutta una serie di reticoli che danno le x, y e z, quindi le coordinate spaziali, disseminati di tutti gli orologi che devono essere tutti sincronizzati con l'orologio della mia origine, cioè del mio sistema di riferimento. Ma se questo che vi indico è l'orologio di riferimento, secondo voi come faccio a sincronizzare tutti gli altri? Quindi tu dici, io mando dall'orologio di riferimento un segnale. Ok,
Se questa è la distanza D, io so che quando mi arriverà la luce sarà passato un tempo D fratto C, che è il tempo che la luce ha impiegato a raggiungermi. Quindi per sincronizzarli tutti, io dico, tuo orologio di riferimento al tempo zero lancia il segnale, al tuo tempo zero. Io mi tengo già il mio orologio fermo, predisposto sul valore D fratto C. E so che quando mi arriverà il tuo segnale, io dovrò far partire il mio orologio che già segnerà D fratto C, esattamente come sta facendo il tuo, che nel frattempo ha cominciato a correre. Io posso sincronizzare tutti gli orologi. E a questo punto la misura della corsa dell'atleta, come si fa? Semplicemente c'è un orologio in partenza e c'è un orologio in arrivo, che fanno partire e fermare il loro tempo. Se gli orologi sono sincronizzati, l'unica cosa che devo andare a fare è, dopo, con calma, andare a vedere il valore registrato dall'orologio di partenza, il valore registrato dall'orologio d'arrivo e fare la differenza. Questa è la misura del tempo.